Ben ritrovati, la storia si ripete ed è un film già visto, potremmo dire, perché possiamo prendere anche le immagini di repertorio. Oggi contiamo i danni a San Felice a Cancello nel Casertano e in Irpinia tra Baiano e Mugnano del Cardinale, ma potremmo parlare anche dei danni che ci sono stati negli anni da Monteforte Irpino a Bracigliano, da 15 ad Amalfi. Insomma, il territorio della Campania continua a dover fare i conti con il dissesto idrogeologico, anche se incidono sul territorio in maniera evidente ormai anche i cambiamenti climatici. Gaetano San Martino, geologo, è il presidente della SIGEA, la Società Italiana di Geologia Ambientale della Campania. Ben ritrovato, presidente, grazie sempre per la sua disponibilità. Grazie, grazie a loro. Allora, come dicevo in apertura, la storia in qualche modo si ripete sul dissesto idrogeologico in Campania, continuano a verificarsi purtroppo anche situazioni tragiche. Ecco, lei come lo spiega, insomma, perché accade tutto questo? Beh, accade sempre per le stesse ragioni, purtroppo le situazioni, devo dire, non cambiano, nel senso che non c'è la cura di cui ha bisogno il nostro territorio, anzi ci si accorge sempre più spesso che le condizioni peggiorano invece di migliorare. Peggiorano perché abbiamo un consumo di suolo sempre molto accentuato, consumiamo suolo diciamo sempre in maggiore quantità. Quindi il fatto di consumare il suolo che si traduce nel fatto che rendiamo impermeabili diciamo, i nostri territori. Quindi l'impermeabilizzazione dei territori, diciamo, questa urbanizzazione così spinta, non fa altro che accelerare questi processi, perché l'acqua quando cade, e adesso cade in maniera copiosa, concentrata, in maniera anche violenta, non trova più il suolo, ma trova spesso, diciamo, superfici impermeabilizzate, quindi acquisisce il deflusso una velocità ancora maggiore rispetto a quella che acquisirebbe se il suolo fosse appunto l'humus di cui siamo abituati a vedere in natura. E questo non può fare altro che produrre questo tipo di inconvenienti. Fermo restando che poi quell'area nel recentissimo passato è stata interessata da incendi e quindi sappiamo benissimo che subito dopo un incendio quel versante, diciamo, che è stato interessato adesso dalla frana ha perso tutte quelle capacità, diciamo, di trattenere l'acqua, quindi gli arbusti, il verde, l'humus stesso, quindi anzi si assiste a una sorta di disaggregazione, diciamo, delle parti superficiali e quindi ecco, appena arriva l'acqua, diciamo, l'acqua trova terreno molto fertile per portare a valle tutti quei detriti che sono stati lasciati dagli incendi, insomma. Quindi è una situazione è già grave dal punto di vista fisico, diciamo, dal punto di vista geologico, dal punto di vista di versante come pendenza. Se poi in queste aree succedono anche gli incendi, è chiaro che si capisce perfettamente che non può che altro che succedere questo. Il problema è che bisogna prevenire queste questioni, specialmente quando accadono gli incendi. Cioè, l'incendio è la cosa peggiore che possa succedere in un territorio già così ad alto rischio idrogeologico. Quindi una maggiore attenzione a queste cose. Insomma. Ecco, parlando, Presidente, prego, proprio di quello che accade in queste ore tra San Felice a Cancello e il Baianese, ci troviamo spesso di fronte a canali non puliti, cosiddetti reggi lagni, su cui evidentemente non c'è manutenzione e non c'è stata manutenzione in questi anni. Ecco, da questo punto di vista, sul fronte della prevenzione, che cosa deve cambiare secondo lei? Beh, in quell'area nello specifico deve cambiare innanzitutto una maggiore consapevolezza di andare a fare una manutenzione accurata. I cosiddetti reggi lagni che sono stati
progettati a suo tempo dai Borboni, sono delle opere idrauliche molto importanti, però se queste stesse opere idrauliche oggi non hanno più la funzione per la quale erano state progettate dai nostri antenati, è chiaro che non servono a nulla, anzi servono solamente per ostruire il passaggio dell'acqua e quindi creare situazioni di criticità molto ben localizzate. Quindi so che sta per partire un progetto di rivisitazione dei Regilagni, però siamo in notevole ritardo. Cioè, questo progetto, quindi, oltretutto, quando si parla di progetto ci sono i tempi di realizzazione, quindi quando saranno poi completati tutti i tempi di realizzazione, forse potremo restituire al territorio quella efficienza idraulica che ha necessità di avere, insomma. Certo, senta Presidente, ma il dissesto idrogeologico in Campania come andrebbe affrontato secondo lei? Soprattutto mi riferisco al ruolo delle istituzioni, perché ci sarebbero i cosiddetti piani comunali per le emergenze, però questi piani spesso e volentieri restano solo sulla carta. Perché? Ma i piani comunali di emergenza sono un ottimo strumento sicuramente di prevenzione, ma non sono uno strumento risolutivo, sono uno strumento chiaramente che serve per avvisare la cittadinanza, anzi i cittadini stessi dovrebbero essere edotti sui rischi e sulla pericolosità per quale vivono. Quindi sono uno strumento di prevenzione e di avviso. Ma prima ancora di ricorrere a questi strumenti, diciamo, che servono appunto per mettere in sicurezza e salvare le vite umane, bisogna fare quelle opere di manutenzione, di controllo del territorio. I canali devono essere liberi, i versanti devono essere consolidati, bisogna fare una prevenzione sugli incendi, insomma, c'è tutta una serie di cose. Poi bisogna restituire, come poc'anzi citavo, il suolo. Non possiamo consentire ancora di impermeabilizzare, diciamo, questi versanti, perché poi il risultato sono queste situazioni. Poi se mettiamo in relazione anche il cambiamento climatico, perché oggi non piove più come pioveva 10 anni fa, e quindi dobbiamo avere ancora maggiore attenzione rispetto a quello che si faceva 10 anni fa, e quindi bisogna veramente rimboccarsi le maniche e fare fronte a queste situazioni. Non possiamo solamente parlarne ogni volta che succedono le tragedie. Perché in tempi cosiddetti di pace non si fanno le opere? Perché? Perché io non riesco a capire. Abbiamo lanciato allarmi dappertutto, sempre, ogni volta che succede una tragedia. E poi puntualmente siamo sempre lì, si ripetono senza che poi le problematiche siano state affrontate. Oggi sappiamo con esattezza dove ci sono le aree di pericolosità a maggiore propensione, diciamo, al dissesto. Quindi bisogna concentrarsi e intervenire in maniera oculata, precisa e puntuale in queste aree, perché queste aree mettono a repentaglio le vite umane. Insomma, cos'altro bisogna fare? Ecco, intanto Presidente, Non lo so. per chiudere questa nostra intervista, oggi il responsabile della Protezione Civile Giulivo evidenziava che era stata lanciata in qualche modo l'allerta gialla qui in Campania. È vero che spesso si tende in qualche modo a, come dire, sottovalutare gli allarmi che vengono lanciati. Insomma, per chiudere, qual è il suo appello, soprattutto il suo monito agli enti sul territorio della regione e soprattutto penso ai comuni, insomma, come bisogna attrezzarsi per evitare tragedie del genere. Assolutamente sì, sono d'accordo con quello che dice Italo Giulivo, il direttore, per carità, è giusto, cioè bisogna avere maggiore rispetto quando vengono diramate le allerta meteo, bisogna non sottovalutarle, ma è un allarme, cioè purtroppo il cittadino tende a sottovalutare, diciamo, questi avvisi, come pensa che poi alla fine non si traducano in cose importanti. Invece no, quasi sempre sono
sono attendibili, diciamo, queste allerte. E quindi bisogna seguire e soprattutto bisogna prendere coscienza di quello che sono i piani di protezione civile. Quando ci sta un allerta meteo, ogni cittadino ha il diritto, dovere di sapere come si deve comportare. Perché a questo servono i piani di protezione civile e ovviamente il sindaco, che è il primo responsabile della protezione civile, deve allertare i propri cittadini, deve consigliare il loro da farsi. I piani non si devono tenere nel cassetto oppure leggerli in maniera molto distratta, ma bisogna diramare queste notizie, questi consigli, questi modi comportamentali alle cittadinanze. E altrimenti si vanifica il significato di questo strumento, che è importantissimo, è uno strumento di prevenzione. Quindi, anzi, direi di più, in ogni piano di protezione civile vi è contenuta una certa soglia di innesco, cioè quando si superano certi quantitativi di pioggia, bisogna allertare e quindi fare in modo che i cittadini vengano salvati prima che ancora accadano le cose. Insomma, queste sono le misure da adottare, che possiamo adottare in mancanza di interventi. Se avessimo fatto gli interventi, probabilmente non ci sarebbe bisogno del piano di protezione civile, come in questo caso, ma gli interventi non sono stati fatti, anzi, addirittura è successo un incendio, quindi era ampiamente prevedibile che potesse succedere una tragedia di questo tipo. Perfetto, è stato chiarissimo, Presidente. Noi la ringraziamo. Ringraziamo Gaetano San Martino, Presidente della Società Italiana Geologia Ambientale della Campania. Grazie per questi preziosi suggerimenti, insomma, che spero possano essere in qualche modo recepiti, soprattutto dalle amministrazioni locali. Grazie e buon lavoro, Presidente. Grazie, altrettanto a voi. Buon Grazie, pomeriggio. perfetto. Abbiamo concluso Grazie. per oggi. Io ringrazio Regia Michele Urciolo, grazie a voi che ci avete seguito, naturalmente. Arrivederci.